Ragazze, bentornate sul canale. Oggi video dei prodotti finiti che sono tutti qui nella mia cesta, dalla quale io adesso pescherò in ordine più o meno casuale, e vi faccio vedere quindi velocemente che cosa ho finito nell'ultimo periodo di prodotti beauty. Allora, iniziamo, le vedo tutte qui, dai patch contorno occhi, che in realtà non sono niente di nuovo, perché qua e là, sia nei video dei preferiti che nel video dei prodotti finiti, ve li ho già mostrati e li ricompro spesso tutti e tre perché mi piacciono, e anche se hanno prezzi diversi, ma comunque ce li ho sempre nel mio armadietto dei patch contorno occhi. Ho l'armadietto dei patch, sì. Quindi vi faccio vedere. Allora, i miei preferiti da sempre sono questi della Beauty Pro, che sono quelli al collagene a tè verde, che trovate da OBS. Ce ne sono tre in ogni confezione, costano meno di 4 euro. Ragazze, l'affare della vita, perché sono buonissimi. Recenti, ma anche questi li compro sempre quando li trovo al supermercato, insomma, in Tigotà, questi posti così. Sono quelli di Garnier all'acido ialuronico e l'estratto di arancia. Un'arancia? Sì, arancia. Anche questi defaticanti mi piacciono molto, e mi piacciono molto anche questi, che sono invece una fascia prezzo un po' più alta, però sono già la seconda confezione che compro, e sono di Sepai, si chiamano Urban Identity Super Radiance and Moisture Eye Mask, maschera idratante ed illuminante. Allora, ci lavoro un po' di più, nel senso che viene proprio così come la vedete in foto, è proprio fatta a mascherina, quindi io cosa faccio? La taglio un po' gli occhi e alla fine la posiziono io sul mio viso in modo da farla rimanere un po' ergonomica, perché altrimenti se no io non ho la faccia da maschera preconfezionata. Non a caso, infatti, parliamo di una maschera in tessuto. Questa è una maschera di Neogen Dermalogy, che è il brand del quale vi ho fatto vedere nel video dei prodotti preferiti di aprile l'acqua micellare. E questa è la maschera che ho provato, è una maschera non in questo tessuto, che penso sia una sorta di cotone. Comunque la trama è molto, vedete, no, non vedete questo tessuto così, vabbè, comunque la trama è molto spessa, è una maschera rassodante, impregnatissima di prodotto, che oltre ad avere comunque la zona del viso, lo vale, ha anche il doppio sottomento e il collo. Però ragazzi, anche qui, troppo imbevuta per i miei gusti, per fortuna che l'ho fatta a mollo nella vasca da bagno, perché altrimenti sarebbe stata veramente difficile da tenere su, e poco ergonomica sul viso, nel senso che va bene, è una bella maschera, però ho dovuto a un certo punto togliermelo proprio così mentre ero a mollo, perché non c'era verso di far aderire la parte appunto del collo al mio collo, ma sicuramente il problema è la mia conformazione, non è la maschera, e quindi la maschera non mi stava su perché questo pezzo appeso tirava giù, insomma, vabbè, la ricomprerei, no. Poi ho finito una profumazione per la Lambergé che vi volevo far vedere. Queste sono delle profumazioni nuove, quando l'ho comprata era fra le novità, fra i profumi novità, ed è il Bois Sauvage, ed era praticamente descritta come una fragranza maschile intensa. L'ho presa perché volevo una fragranza neutra per il piano di sopra, per la zona giorno, quindi che appunto non fosse prettamente fiorita, prettamente femminile, fosse più neutra ma sul lato fresco maschile. Non mi è piaciuta, l'ho trovata paradossalmente più adatta ad un gusto femminile più che maschile, e quindi se siete in dubbio perché volete una fragranza maschile e leggete masculine intense, non prendete il Bois Sauvage, prendete qualcos'altro. Poi un prodotto di make up, il Mini Fix Plus, finito, e vabbè, Fix Plus di MAC, che cosa ve lo descrivo a fare, lo conosciamo tutte, l'ho finito appunto da usare come fissante, quindi a fine trucco, o come lo usavo io più spesso, è appunto da utilizzare a ritocco, cioè mi trucco la mattina, ok, la sera devo uscire, prima di sistemarmi, quindi rattoppare il trucco, mi rispruzzo questo così tutto si fonde meglio e via. Quindi l'ho finito. E ricomprerei la mini taglia. Questa è la mini taglia da 30 ml, perché la taglia grande ho paura di non finirla mai, di vederla troppo lì. Poi, prodotti di skincare. Sì, allora ho due tonici.
lozioni, anzi, che sulla carta fanno la stessa cosa ma con ingredienti diversi e con risultati diversi. Sto parlando di la luce liquida, famosissima, di Veralab, il brand dell'estetista cinica, che è una lozione illuminante antipurità a base di acido salicilico. Come va usata? Mettete sul dischetto di cotone, la picchiettate, non si tirano, si picchiettano, come la lozione numero 2, 3 di Clinique. Anche quelli non sono dei tonici, tutti questi prodotti non sono dei tonici tipo l'acqua alle rose, vanno picchiettati nella zona, ok? Non vanno trascinati. E sì, mi è piaciuta, ma quando poi ho scoperto questa, tra l'altro è la full size, l'avevo provata prima in mini taglia e poi avevo acquistato la full size perché mi era piaciuta tantissimo. Poi però Double B ha creato il tonico esfoliante e quindi ha preso assolutamente il posto di qualsiasi altro prodotto tonico esfoliante, lozione esfoliante, perché mi piace molto molto di più. Intanto ha un profumino niente male e la particolarità di questo è che non ha né acido glicolico tipo il Glow Tonic di Pixi, né l'acido salicilico come la luce liquida, ma l'acido mandelico. L'acido mandelico è un acido estratto dalle mandorle. Di natura è un acido esfoliante più delicato, infatti questa va bene anche per una pelle secca, magari da utilizzare una volta al giorno, e anche per una pelle mista grassa due volte al giorno, sensibile, perché comunque è veramente delicata, ma l'amo, ho una confezione anche adesso in uso, quindi... Poi ho finito questo bifasico struccante di Fior di Magnolia, è il brand che si trova da Eurospin o Lidl, uno di quei due posti. Comunque ne avevo sempre sentito parlare bene e l'ho preso, efficace con trucco waterproof. Devo dirvi la verità, non mi piaceva, l'ho finito perché ho detto no, lo devo finire, perché vabbè che l'ho pagato 2 euro, non mi ricordo adesso 2-3 euro, però comunque voglio finirlo. Quindi mi sono impuntata e l'ho finito, ma vi dico la verità, strucca meglio l'acqua micellare. Io non mi sono trovata per niente bene e invece so che moltissimi di voi si trovano molto bene. Poi, allora, guardate che qua abbiamo roba pesante. Ok, ho finito questi due prodotti che avevo iniziato quest'estate, sì, e sono shampoo e balsamo di Tigi. Li avevo, no, quest'estate, questa primavera scorsa, quindi un anno fa. Praticamente quando avevo fatto il balayage, quindi avevo fatto le schiaritore dei capelli, ho preso dei prodotti che mi aiutassero un po' a ristrutturarli. Avevo preso questi su Amazon, che tra l'altro venivano venduti in confezione insieme, perché sono appunto specifici per i capelli trattati, schiariti, con le mesh, balayage, chatouche, eccetera, insomma tutti i capelli decolorati. E abbiamo lo shampoo e il balsamo, e sono questi due boccioni. Allora, di balsamo ne ho ancora un po'. Mi sono piaciuti, nel senso che mi nutrivano veramente bene le lunghezze. Vabbè, adesso poi non c'è più quasi niente perché ho tagliato... avevo tagliato tutto, però mi erano piaciuti. L'unica cosa è che sono un po' scomodi perché hanno questo dosatore così, e quando poi il prodotto sta per finire sono veramente scomodi, cioè convenienti perché sono 750 ml ciascuno, ma un po' scomodi. Infatti questo è il balsamo che non esce più, però vabbè, hanno fatto il loro lavoro. Li trovate su Amazon, tra l'altro Tigi, la linea Bed Head di Tigi è famosissima, cioè ne sento sempre parlare molto bene perché hanno dei prodotti buoni. Come Fito, mamma mia, mi vergogno a farvi vedere queste cose perché è in condizione, è stata in doccia. Questa è il combo capelli che avevo in doccia. Io di solito lavo i capelli in vasca nel mio bagno, ma quando capita che devo lavare i capelli sotto la doccia, allora giù in doccia ho tutto quello che mi può servire, quindi bagno schiuma, shampoo e maschera. E ho finito la linea Phytokeratin Extreme, composta da shampoo e maschera. Phytokeratin è una linea nutrientissima e adattissima a tutti i capelli secchi e danneggiati.
mi è piaciuta tanto, mi sono trovata bene. Ci ho messo un po' a finirla perché non, appunto, non lavo i capelli sempre in doccia, però comunque l'ho finita e mi è piaciuta. Aspettate che ho altri prodotti per i capelli, che siamo in tema, andiamo avanti così. Ho adorato questa, questo è un prodotto di Fito senza risciacquo, è praticamente la linea Fito Millesime, la linea per i capelli colorati. Questa è una broom, ha un profumo buonissimo, protettiva per i capelli colorati. Niente, quindi io tutti i giorni la vaporizzavo su tutti i capelli, me li profumava, me li rendeva molto lucidi e mi è piaciuta tanto. Infatti devo vedere se la vendono full size, non sono sicura. Poi ho finito questo prodotto qui che avevo preso dal parrucchiere, è uno spray senza risciacquo per capelli sempre sfibrati, indeboliti, della linea Creativa, Erilia Therapy, non lo so, comunque l'avevo preso dal parrucchiere e appunto quando avevo fatto il balayage, cioè praticamente, se ricordatemi quando mi schiavo, vi dirò su Instagram che voglio schiarirmi i capelli, ricordatemi Fede, ti ricordi quanti prodotti hai dovuto comprare per... E vabbè, sì, non mi ricordo, è passato veramente tanto tempo e l'ho tipo, i miei capelli la bevevano, quindi vabbè. Invece l'ho finita recentemente questa qui di Fito, della linea Fito Joba, sempre una maschera idratante per capelli secchi a base di olio di jojoba ed estratto di malva. E mi è piaciuta tanto, adesso sto finendo lo shampoo, io finisco sempre prima i balsami degli shampoo, vabbè è un altro discorso, però mi è piaciuta molto. E poi ho gli ultimi prodotti, due campioni di profumo, e questi sono di Paris Monte Carlo. Ho tutto un kit da provare con questi profumi, sempre un brand di nicchia molto, molto visto anche ultimamente sui social, però è un brand che conosco molto bene appunto perché li sto praticamente provando tutti. E ho finito Musk Extreme e Yang Yang Noisy Bee. Yang Yang è un profumo, non ce l'è più, meraviglioso. Adesso non ve ne parlo nello specifico perché finisco di provarli e poi vi saprò dire qualcosa di più, cioè se deciderò di comprarne uno. Mi chiedete sempre anche il video aggiornato sui profumi, ragazze, però non c'è, nel senso che l'ultimo l'ho fatto a fine gennaio, o comunque era gennaio, siamo a maggio. Non ho trovato nessun altro profumo e comunque aspetto di averne trovati un po', cioè non è che vi faccio il video solo di un profumo, però appunto non ho trovato nessuna fragranza di nicchia che mi ha colpita, rapita, infatti sto usando quelle che ho, infatti sono quasi a metà di tutte, però vabbè, andiamo avanti. Quindi quando avrò il succo era che quando avrò dei profumi da consigliarvi, ovviamente vi farò il video aggiornato. Due prodotti, allora, un tonico rivitalizzante di Mediterranea, questo era in un kit che mi avevano inviato con delle mini taglie, infatti questo tonico lo portavo sempre nel beauty a viaggio ed è finito, e questo prodotto qui di Make Up For Ever, questo è un primer idratante, non so se lo facciano ancora perché il mio era vecchissimo, però non mi è piaciuto come base idratante, preferisco di gran lunga il primer di Too Faced Langover o ancora di più il primerizer, non mi veniva il nome, primerizer di Smashbox. Ragazze, mi sembrava di avere tantissimi prodotti da mostrare, invece mi sa che abbiamo fatto anche presto, peccato, volevo rimanere in vostra compagnia un po' più a lungo, ma vi ho fatto vedere tutto quello che avevo finito. Ci vediamo comunque al prossimo video.